Salve a tutti e benvenuti su Telegiada 24. Allora, oggi vi parleremo di una vicenda che è successa in un piccolo paesino della Puglia. Questo paesino si chiama Galatone. Il nome di questa ragazzina che appunto è indagata è Giada Filoni, detta Cannuccia, una donna travestita da una piccola ragazzina. È stata scoperta di essere partecipe di un clan di spaccio molto pericoloso nella zona e sono state aperte le indagini. Procederanno le forze dell'ordine con l'arresto il giorno 22 gennaio del 2023, precisamente il giorno del suo compleanno, del suo 18° compleanno. A voi l'inviata Fabiana Calamaro, presso la casa della mamma, per ricevere ulteriori informazioni riguardo la vita di Giada. Buonasera, siamo a casa della mamma di Giada, proveremo a suonare per vedere se la mamma vuole dirci qualcosa su Giada Cannuccia. La signora Veronica ci ha aperto. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera signora Veronica, sappiamo che è la mamma di Giada e sappiamo che Giada è nata il 22 dicembre 2005. Ci vuol dire qualcosa in più su sua figlia? Cosa devo dire? Non me l'aspettavo, una notizia del genere, Giada. È stata sempre una ragazza. Scusate, confusione, quello è il fratellino di Giada, è piccola tempesta. Comunque, di Giada, ripeto, non me l'aspettavo proprio una cosa del genere. È nata che era una bambina timida, che non parlava mai, stava sempre al suo angolino, bella, rispettosa, educata, ma cosa vi devo dire? Nel passare degli anni è diventata una ragazza con un carattere un po' troppo brusco, risponde. Non è per niente una ragazza più timida, è cambiata. Forse sarà pure causa delle sue amicizie. Volevo chiedere un'altra cosa. Giada esce sempre? È una ragazza che esce solo orari notturni, dalle 9 in poi, il resto dalle 20, 21 in poi. Il resto della giornata lo passa nella sua stanza dormendo. Quando arriva a svegliarla, com'è questa ragazza? Oddio, questa domanda, guarda, come posso dire? Una ragazza molto, ma molto, molto nervosa. Isterica. Bravissima. Cosa possiamo dire? Lo traduco noi. Un'altra domanda, signora Veronica, come va a scuola sua figlia? Guarda, ha iniziato i primi anni scuole elementari, andava bene, scuole medie, benino. Scuole superiori, una vera cagata. Niente, non si alza volentieri, a volte non si alza proprio. Ricevo quasi ogni giorno telefonate dalla presidente. Un'altra cosa, lei si aspettava che sua figlia potesse iniziare a fumare e a spacciare contemporaneamente? Guarda, per fumare si sente la puzza in casa, anzi, soprattutto nella sua cameretta quando si entra, ma lei fa finta di niente. È solo un'amica sua che fuma, dice lei. Le sigarette sono della sua amica, dice lei. Forse è stata tutto causa di quel suo amico che sta lì nascosto, là dietro. Forse causa sua. Fa finta di niente in questo momento. E questo amico è sempre qui presente. Nella sua vita H24, la ossessiona. Alla fine di tutto questo, signora Veronica, come viene sua figlia Giada? Guarda, nonostante tutte le dicerie che abbiamo detto e tutto il contesto, per me è Giada una brava ragazza, merita una bella festa e un bel avvenire. Gli auguro con tutto il cuore che la sua vita prosegue nel miglior dei modi. E nulla, cosa devo dire? Tanti auguri Giada, auguroni! Tanti auguri, Cannuccia. Tanti auguri Giada, buona vita. Tanti auguri Giada, buona vita. Siamo qui con il fratello piccolino di Giada e ora gli facciamo delle domande. Andrea, Giada com'è? Brava? Sì.
E ti fa le coccole? E tu li vuoi tanto bene? Quanto? E mo li vuoi dare gli auguri a Giada? Dagli gli auguri. E tu mi dada! Bravo! These memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Yo no lo so più dove sei. Se ripenso a ieri, non siamo cambiati. Litighiamo in piedi per fare la pace solo da sdraiati. E resterò da solo davanti a un cielo indaco. E mi piace pensare che la stella che indico sei proprio tu. Sei proprio tu. Io non lo so più dove sei. Osservo da un po', non so se ti ho già vista per la strada o dentro a Rolling Stone. Non so che cos'ho, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro shot. Io e te, un bar, svelta andiamocene via di qua, dove l'orizzonte non ha fine, la sabbia fine, quando sei fine, quando arrossisci per un complimento. E se ci perderemo rimarrà un momento, prendiamo alla vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te. Da non vedi che ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei, io. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po'. Ti osservo da un po' e non so se ti ho, bla bla bla, parlami dai, fa fa fa, fammelo vedere che fai quando ti provoco. Come puoi dirmi di no? Lo sai che sprechi solo tempo. Ehi, se l'amore è complicato, ehi, specialmente quando è nato, ehi, da un colpo di fulmine andato sul cuore sbagliato. Ma dicono che forse non fa per te, dicono che forse non fai per me. Prendiamo all'invidia per ogni ferita che sarà servita per stare con te. Da non vedi che ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei. Is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, 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 like Jesus said. Sweet dreams.
are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg rule of my fury heart. I wait on mountaintops in Paris, Cologne, Japan, Maria, Tutsai. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you, see. Che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza. Ciao Giada, faccio questo video per augurarti il meglio che la vita ti possa offrire, per farti i migliori auguri per i tuoi 18 anni, non badare alle foto che vedi dietro. E nulla, volevo dirti che
a volte sicuramente abbiamo fatto molte battute sulla tua altezza, però ne volevo dirti che l'importante non è essere alti, ma essere all'altezza delle sfide che ci riserva, insomma, la vita, e tu sarai sicuramente pronta. Ti voglio bene, auguri ancora. Scusate, però io ho fatto una scoperta che mi ha praticamente sconvolto e sconvolgerà anche voi. Mi dispiace interrompere il compleanno di Giada, ma questa dovete proprio saperla. Cioè, cazzo, i nani sono 8.